Ora, se noi, quindi dentro la nostra psiche, siamo tutto questo, com'è che non entriamo in confusione? Cioè, perché più tempi, più... Dice Jung, non entriamo in confusione perché Dice. c'è un complesso particolare che Jung chiama complesso dell'io e che è più stabile degli altri complessi. Perché è più stabile? Perché è riferito al nostro corpo. Essendo più stabile, svolge una funzione gerarchica, cioè fa da vigile urbano, diciamo, no? Tacita un complesso a favore dell'altro in modo che non si crea quello stato che gli psichiatri alla fine, quando c'è la confusione mentale, no? La confusione cos'è? Quando il complesso dell'io non svolge questa funzione gerarchica, noi entriamo in una confusione. E capiamo anche perché si chiama confusione, perché si fondono più tempi e più spazi, ci disorientiamo. Spesso persone che poi vengono ricoverate in clinica psichiatrica, si trovano per strada e non so come ti chiami, non lo so, in che giorno, è disorientato. Perché è disorientato? Perché l'io non svolge più la sua funzione gerarchica e i vari complessi rompono con i loro tempi, i loro spazi, che sono infiniti. E questo produce, diciamo, una dimensione confusa, cioè si fondono i mondi, i vari mondi che noi abbiamo. Ora, l'avere infiniti complessi è una enorme ricchezza della nostra psiche. Ovviamente comporta anche dei rischi quando non funziona l'io.